quote all'interno del sistema, perché questa è la quota più consistente di denaro che viene creato. L'altra sono i derivati, ma è un altro discorso abbastanza complicato. Però consideriamo adesso questo. Il fatto che non creino i 500, i 500.000 di interesse, fa sì che poi io per pagare il 1,5 milioni devo andare a cercare nel sistema. Ok? Vedete, ogni giorno vengono creati 10.000 debiti di questo genere, e altrettanti ne vengono estinti, perché poi quando io pago la rata, quando io pago la rata, poi che cosa fa la banca? La rotazione dice 1 milione, bene, ne è una rata, succede 1.000 di meno, 100.000 di meno di capitale. Quindi il denaro creato poi viene distrutto quando io restituisco il capitale, ma non gli interessi. Gli interessi restano nel sistema. E io dove li prendo gli interessi se non circolano? Li prendo solo se qualcun altro si indebita, lui si indebita. Allora, c'è indebitato di mezzo milione, perché ogni giorno no, c'è questa cosa. No, che fa così. Allora, cosa succede? Che appena l'economia rallenta un poco e quindi viene creata meno moneta nel sistema, la gente, le imprese, soprattutto le imprese marginali, quelli che stanno un po', no, sempre un po' con l'affanno, no, perché magari hanno lavorazioni un po' particolari, per le mille ragioni che conosciamo, si trovano subito in difficoltà, hanno difficoltà a trovare il denaro, e c'è una difficoltà perché non c'è. Questo è il problema principale. E allora si innesca una crisi. Le crisi degli ultimi 120 anni sono sempre tutte crisi di debito e di sovrapproduzione, che è una contraddizione in termini. Cioè, se è vero, se il denaro funziona, se le merci, la produzione di merci fosse, e ciascuna merce fosse un equivalente monetario, secondo la legge di Sei, la stessa produzione di merci produce una merce, quella è denaro, quindi in qualche modo la scambi, no? Quindi non ci sarebbero crisi di sovrapproduzione. In realtà noi viviamo continue crisi di sovrapproduzione, e questa ultima che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo è la crisi di sovrapproduzione più grande, no? Degli ultimi 80 anni, compresa la crisi del 29, peggio della crisi del 29, proprio come crisi di sovrapproduzione. Ed è anche, ed è stata innescata essenzialmente come crisi del debito. Questo è quello che, no? È evidente, crisi del debito innescata dal fatto che erano stati concessi tutta una serie di crediti relativi al mercato immobiliare, crisi del debito dovuta al fatto che c'era la speculazione che aveva creato una massa enorme di derivati su questi prodotti, per cui poi il mancato pagamento aveva innescato. Tuttavia il concetto è proprio questo, è proprio la logica del debito che non funziona rispetto alla produzione, perché tu hai un eccesso di produzione però non hai la possibilità di avere denaro. Denaro perché è creato sul debito e ha generato la situazione di crisi. Questo è il problema. Allora, qual è il punto? È la produzione? Ragioniamo anche un altro elemento. Che cos'è la produzione di beni? Che noi ci appuntiamo, gli economisti soprattutto, continuano ancora a pensare, no? La maggior parte di noi continua ancora a pensare alla produzione nei termini della logica della scarsità, per cui la produzione di una, la ricchezza di una nazione è data, come una volta, dalla produzione di grano, più la produzione d'acciaio che fa, no? Il grano serve per sformare il popolo e l'acciaio serve per fare i cannoni per ammazzarlo. Questa era la logica di un tempo. Dopodiché adesso una settantina d'anni, in realtà non è più così, perché se andiamo a vedere come è composto il nostro prodotto interno lordo, scopriamo che circa l'80% di quello che è la ricchezza nazionale è data da attività immateriali. Che vuol dire?
è il materiale, tutto quello che non ti casca dalle mani quando è uscito dalla fabbrica, dal luogo in cui è stato prodotto. Questo significa, no, che questo significa essenzialmente che la maggior parte della produzione è fatta da cose che non si consumano, che l'immateriale non si consuma, di cui si può fruire, che è una cosa diversa. Adesso faccio un esempio: il software di questo computer è una serie di numeri, no? E non ha importanza il contenitore, quello che conta non è il dischetto, no, attraverso il quale si scambia il software, perché il prodotto tanto non serve neanche più, basta avere una connessione a internet e collegarsi con un server dove è contenuto questo software. Il software di questo computer, un software, uno dei tanti, no, può essere usufruito da 1.000 persone, 1 milione, 1 miliardo, 7 miliardi di persone, senza che questo praticamente aumenti i costi, se non in misura minima, a differenza di un piatto di spaghetti. Se devo dare un piatto di spaghetti a 7 miliardi di persone, no? Certo, posso ridurre un po' i costi se devo farne tante, no, per tanta gente, no? Ma non è esattamente la stessa cosa che con un software, in cui non ho sostanzialmente incremento di costi, no? Se dobbiamo dividere del pane, della pasta, con un'automobile o con una cosa materiale, dobbiamo stare nella logica della divisione, no? Se ciascuno di voi ne vuole un pezzo, bisogna dividere, la torta deve essere divisa. Ma quando si parla di software, quando si parla di musica, quando si parla di servizio, quando si parla, no, di tutto quello che è la produzione immateriale, la logica della divisione non c'è più, non ha alcun senso. Stiamo in un mondo, in un ambiente in cui la produzione è illimitata, non infinita, attenzione, illimitata è una cosa diversa, nel senso che eccede le nostre capacità di consumo, no? Se ciascuno di noi pensasse di sentire tutta la musica che c'è al mondo, no? Andrebbe oltre il proprio tempo di vita. E lo stesso vale per il software, per tutta questa serie di cose. Da questa logica, Pippler, che è uno scienziato che cito spesso nei miei libri, sostiene che le risorse nell'universo sono sempre sufficienti, perché nel tempo di vita di ciascuno di noi, indicando come risorse per risorse, e ce n'è una dimostrazione che adesso non vi faccio qui perché è un po' complicata, no? Però è intuitiva. Se pensiamo che, e torniamo all'argomento di prima, noi possiamo tradurre le risorse in termini di qubit di informazione. Perché questo? Perché anche un piatto di spaghetti è traducibile in termini di informazione? Perché senza tutto l'insieme di attività, no, che portano a fare un piatto di spaghetti, quella cosa materiale non esisterebbe. L'organizzazione della società è traducibile in quantità di informazioni.